non giudicare mai, per esempio, i nostri personaggi e le loro storie, no? Non perché in realtà non ci sia anche un rapporto emotivo nei confronti delle loro storie, cioè io girando con loro, stando con loro, eccetera, ho ovviamente delle sensazioni, delle emozioni, visceralmente mi sento di prendere posizione in un certo senso, ma sento anche che non è nel mio sguardo, cioè, come dire, se da un punto di vista affettivo questo può trapelare, nel film, e anzi spero che trapeli, da un punto di vista del giudizio etico io non voglio che trapeli, perché in realtà non è il mio compito, no? Perché io sono lì per osservare, non per dire chi sono i buoni e chi sono i cattivi. Questo per me vale nel cinema documentario come nel cinema di finzione, no? Cioè questa è l'idea stessa del cinema, cioè a me interessa entrare in una storia, raccontare quella storia perché quella storia per me rappresenta un problema. E quando dico problema intendo un problema che non so risolvere, non un problema che ho già risolto, no? Tant'è che io detesto, soprattutto nei documentari più ancora, una certa tendenza ricattatoria, no? Per cui c'è un narratore che sa già qual è la verità, no? E che quindi la dissemina, no? Nell'opera, nella sua opera, e usa in un certo senso il film per dimostrare quello che lui già dall'inizio sapeva. Un intento pedagogico che poi spesso arriva anche alla propaganda, in un certo senso, no? Ora, secondo me di questo c'è così tanto nella nostra società, nel giornalismo, nell'informazione, nella scuola, cioè c'è ovunque questa cosa, che io non sento assolutamente il bisogno che il cinema, e soprattutto il cinema più indipendente, faccia questo. Sento invece che debba avere uno sguardo, un'attenzione, un punto di vista, una moralità laica, nel senso che rimanga a una certa distanza e lasci la possibilità che le contraddizioni si rivelino, no? Senza stare a spiegare, perché voglio dire, io non sono più intelligente di voi, no? Quindi il film è lì, no? È davanti a noi, può essere condiviso, può essere vissuto in modo personale da ciascuno di noi, no? E soprattutto perché in fondo se io ho diritto a raccontare le storie di altre persone, è uno perché quelle persone in realtà accettano la sfida del mio racconto con loro, no? Cioè accettano la sfida che il mio modo di raccontare loro sia diverso dal loro modo di raccontarsi. E d'altra parte però l'altra cosa che mi dà diritto eventualmente a fare un film è che io in qualche modo stia anche mettendomi davanti dei problemi che sono miei, cioè io non mi chiamo fuori da queste storie, io non, nonostante queste tre storie sembrino, possano sembrare un po' estreme, tuttavia sono storie che entrano nel campo magnetico dell'affettività, cioè secondo me della cosa più politica di cui si può parlare, e lo fa in un modo che mi riguarda, cioè io non sento di essere estraneo alle conflittualità, alle compromissioni della libertà anche, no? Che queste coppie hanno fatto, no? Cioè, se il tema di questo film, in un certo senso, il filo rosso che collega queste tre storie è che cos'è la libertà, che cos'è l'amore, no? Quanto è libera la nostra possibilità di sceglierci e di stare con gli altri, quanto invece è compromessa con dei bisogni che vengono da lontano, con delle necessità che noi applichiamo agli altri, eccetera. Allora, tutte queste cose io non sento che appartengono solo a Veronica, Erika e Deborah, ma appartengono a me, ai miei genitori, ai miei amici, no? Allora, ecco, in questo senso io trovo che lo sguardo laico sia quello che si compromette, nel senso che si pone al centro dello stesso problema dei personaggi e al tempo stesso non usa il film semplicemente per giudicarli, per dichiarare e definire facilmente chi è buono e chi è cattivo. Io un po' detesto nel cinema di finzione come nel cinema documentario quando si mettono sui birilli per poi tirarli giù, no? Cioè, quei film che hanno un grosso conflitto centrale, poi hanno un ultimo atto in cui tutto è risolto facilmente. Allora io ho sempre la sensazione di un inganno, un po', no? Come spettatore. Cioè, la sensazione che allora quel conflitto non era davvero così problematico e rilevante se poi è stato così facilmente e totalmente risolto. Questo in realtà è un po' un danno commercialmente del mio cinema, nel senso che in realtà è un bello sfogo per il pubblico sapere che alla fine il buono ha vinto oppure ha perso, insomma, che comunque è chiaro chi fossero i buoni e i cattivi, però per me non è interessante.